stamattina è cominciata con una visita che mi ha particolarmente toccato ad Arturo, un ragazzo di Napoli di appena 17 anni, bucato da 20 coltellate senza alcun motivo, da quattro ragazzini, parrebbe forse addirittura nemmeno di 14 anni, quindi non punibili, fatto molto grave. Bisogna mobilitare tutte le coscienze di questa città, perché questa è una città che appunto si sta enormemente riscattando nel mondo attraverso la cultura. Oggi Napoli è tornata a essere capitale, ma queste stese, queste baby gang, queste azioni criminali sono una faccia di un'altra medaglia che non ci piace per nulla, che non va sottovalutata, che va affrontata bene, va affrontata da tutti, nessuno escluso. Nessuno escluso. E quindi questo ragazzo lo aspetto a Palazzo San Giacomo, è forte, non mollerà, si sta riprendendo e tutta Napoli si stringe di fronte alle vittime innocenti di una barbarie davvero inaccettabile, senza motivo, e che tra l'altro coinvolge dei ragazzi che si stanno rovinando la vita, perché se a 12 anni fai un'azione di questo tipo e stai consegnando la tua vita a un destino assolutamente tragico.